fatto subito un'ottima partenza e cola bene, però è stato subito sostituito. Adesso non sarà facile, però sicuramente lui viaggia netto rispetto ai primi due. E ci sono ancora 19 minuti più l'ultimo giro. Sicuramente un altro ottimo pilota, è andato molto forte nelle prove libere. Guarda Cola, vi posso dire che non sarà semplicissimo. Decimi di vantaggio per Conzio. E Braccalente è già dietro Zanardi, di 3 secondi. Braccalente è quinto. Sì. Braccalente è quinto, era partito praticamente male, malissimo. E poi c'è l'ultimo giro, non è detta l'ultima parola. Ponzio, Cola, Pellegrini, Abdelkaim, Santone e Annacone. Non sono distacchi. Il motore, la macchina di Ponzio al veloci. Si è ribaltata una monoposto. Zanasi. Ah, Zanasi. L'ha fatto in una maniera ottima. Finora è una gara quasi perfetta da parte di Riccardo Ponzio, lo ripetiamo, partito in seconda fila, sta conducendo in maniera esemplare. Sì, molto aggressivo, abbiamo visto molte carte, si vede che è molto aggressivo. Qui vediamo Braccalente subito l'attacco di Bernardo. Ha provato sì, a superare Bernardo Pelle, continua a condurre con Cola che rimane lì, ma... leggermente più piano, che ha perso un decimo. Occhio, perché Braccalente prova ad approfittarne, è ancora lontano, però sotto il minuto è 31 secondi. Braccalente che si sta avvicinando, prova a dare tutto in questo finale. 2 minuti, 15 secondi e ultimo giro. È riuscito a agganciarli, adesso non ha tantissimo tempo, circa... Cari amici telespettatori, una gara bellissima, perché Braccalente è lì, perché Cola è riuscito a superare Ponzio, ma adesso il ragazzino dovrà dimostrare mente lucido, sufficientemente freddo, da mantenere la prima posizione che ha guadagnato in maniera gagliarda. Ha fatto comunque un sorpasso incredibile, è stato molto freddo all'esterno, ha tenuto la traiettoria esterna e alla fine si è ritrovato sul rettilineo. Veramente sarà una stagione entusiasmante. Veramente bravi tutti e due, perché hanno fatto due sorpassi veramente. Braccalente supera Cola. Braccalente ne approfitta. Attenzione, Braccalente però, perché Cola vuole andare all'interno e riesce a riguadagnare la seconda posizione. Sono tutti lì, Ponzio, Cola e Braccalente. Ponzio dall'attacco di Braccalente, che a sua volta deve stare attento perché c'è Cola dietro di lui. Sono tutti lì, li vedete. Ponzio mantiene la prima posizione, Braccalente è terzo, Cola è secondo, ma sarà ancora spettacolo fino alla fine. Ultimo giro, ci avviciniamo al traguardo e poi ci sarà l'ultimo giro. Il tempo è scaduto, le emozioni non sono finite. Beh, io guarda, sono veramente molto contento, perché una gara così non, sicuramente, cioè, la speravo ma non me l'aspettavo così. Neanche nelle più rosee aspettative finale del genere. Ponzio dietro di lui Cola e dietro di lui Braccalente. Sembrano essere aumentati gli stacchi, ma in questa gara 1 abbiamo imparato che non dobbiamo dare nulla per scontato. Ponzio ha saputo soffrire, ha saputo riguadagnare la prima posizione dopo l'attacco efficace di Cola. Qui un errore da parte di Braccalente, continua a guadagnare Ponzio, vittoria che meritano tutti, la meriterebbe Braccalente per come è partito e come è riuscito con caparbietà, ancora con quella caparbietà che è una componente fondamentale in questo sport, a riguadagnare ancora la classe 2. Papaleo, attenzione! No, attenzione, Ponzio e Cola lasciano la strada a Braccalente, si è girato Ponzio.
Zverev quindi davanti a lui, e intanto sicuramente lo di non far prendere troppo margine di vantaggio gli avversari che lo precedono. Abbiamo a buon fine, quindi c'è Pellegrini numero 51 in prima posizione, secondo con appunto Pellegrini che ha un vantaggio di poco nei confronti di Sergio Terrini. Sergio Terrini, e poi abbiamo quindi con il numero 51. Posizione al momento per Zanasi a 3 secondi 8 e decimo Ponzio a 4. Sì, mi sembra che si stava spostando. Dovrebbe poter ripartire, peccato però perché era, abbiamo visto addirittura partire. Due vuol dire che ha una macchina decisamente meno performante dei primi tre, ma sì, sta tenendo veramente un bel passo. Beh, oltre ad essere primo di classe 2, quarto assoluto, in mezzo a tante vetture classe 1. Che sono quindi molto più prestazionali della secondo sua. Secondo di classe 2 è nono, che è Brasero, e quindi direi che in questo momento Papaleo è veramente in un'ottima posizione anche dell'assoluto. Avanti una posizione per Zanasi, bisogna cercare di dare il massimo nel minor tempo possibile ed è quello che il pilota modenese sta a fare, secondi 8. Certo, il gap da colmare è sicuramente importante. C'è da dire, Piero, che ci sono tanti giovani quindi in questa edizione dell'F2 Italian Trophy. Beh sì, non dimentichiamoci qua benissimo sulla 312, che è una vettura abbastanza impegnativa. Vediamo Antonino Pellegrino che ha cercato un po' di disturbare Bracalente, quindi sarà uno, peccato per poi quel dritto che ha messo fuori sia lui che Ponzio, ma anche qui diciamo ecco un pochino forse un po' più sottotono, però è sempre comunque abbastanza vicino perché è a circa 4-5 secondi dal primo. Quindi intanto siamo pronti a dare la linea azione, perché dopo l'ammonizione scatta la penalità. Intanto vediamo una manovra di sorpasso che è riuscito a portarsi davanti a Bracalente. È strano Bracalente, o ha qualche problema. Non si vede niente da questo momento. Ultima terza posizione con Bracalente, che invece deve aver avuto qualche problema, perché pensate che Cola ha anche siglato il giro veloce 1-3. Per Andrea la frizione, slittamento della frizione soprattutto in uscita di curva. Allora, vediamo che gara finita, quindi purtroppo per Bracalente, peccato davvero, un problema quindi che lo costringe al ritiro, e direi quindi fortunatamente ieri ha messo almeno in cantiere un terzo posto. Quindi è iniziato molto bene, perché comunque abbiamo fatto sia prove libere che qualifica in modo buono, e quindi abbiamo subito conquistato la pole, la prima pole di stagione e anche la prima pole di carriera per me, quindi una doppia soddisfazione. Poi in gara 1 è stato solo un mio errore, ho perso posizione in partenza, poi ho cercato di recuperare fino all'ultimo giro, ho avuto un'ottima rimonta, anche il miglior tempo, peccato per il contatto che ho avuto ai primi giri con Zanasi, però da lì non mi sono perso d'animo, ho continuato il recupero e alla fine è arrivata la vittoria. Però poi il direttore di gara ha deciso di darmi 20 secondi penalità e quindi siamo retrocessi in terza posizione. Per gara 2 le premesse come gara 1 erano ottime, diciamo che il passo gara, sapevo di avere un ottimo passo gara, quindi naturalmente l'obiettivo era la vittoria senza compromessi. Peccato che non si capisce perché c'è stato un next formation lap, quindi forse ho surriscaldato un po' troppo la frizione e questo ha causato qualche danno che più tardi vedremo con i tecnici, e dopo 3 o 4 giri mi sono dovuto fermare per questo problema tecnico, ecco. Peccato, perché qui avevamo del potenziale per fare una doppia vittoria, non abbiamo raccolto quello che dovevamo, però c'è tutta la stagione avanti, quindi le somme via, le tireremo il 22 ottobre a Monza.